Il TG Wine è presentato da Caffè Portofino. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Wine, news ed eventi dal mondo del vino. È scomparso Giuseppe Benanti, l'imprenditore farmaceutico che inventò il vino dell'Etna. Prima di lui l'Etna era un territorio vitivinicolo antico, ma del tutto ignorato a livello mondiale. E parliamo ora di Amarone. Nel 2022 calano i volumi, ma crescono i valori per le vendite in Italia e nel mondo. Gli Stati Uniti, sempre più mercato di riferimento, hanno superato gli altri due top buyer, Canada e Svizzera. Il mercato interno invece si conferma positivo sia per volumi che per valore. Il vino è nato in Georgia 8.000 anni fa. A dircelo sono alcuni ricercatori che hanno trovato residui di vino su frammenti di ceramica provenienti da due siti archeologici a sud della capitale georgiana, Tbilisi. È la prova più antica di vinificazione attualmente rinvenuta. E siamo giunti al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo entrare in studio la sommelier di Wine Go Shop, Sara Cappanna. Ben trovata, Sara. Ciao Serena, ciao a tutti gli amici di Decanter. Allora Sara, stiamo preparando la manifestazione, eh? Ci abbiamo un po' da fare in questo periodo. Siamo un po' oberate di lavoro, però siamo sempre qui anche per il TG Wine. Sempre sul pezzo. Allora, parlando del TG Wine, andiamo subito a ricordare ai nostri followers il numero del loro personal sommelier, numero gratuito 380 1875 585, per tutte le vostre curiosità sul mondo del vino. Invece Sara, oggi ci parlerai di un vino, secondo me l'hai scelto per il nome. Sì, esatto. Esatto, mi conosci. Mi ha ispirato, stavo un po' simpatico il nome, diciamo che è il mio nome con l'accento, è Sara 2017 dell'azienda Colognole. Siamo nel verde incontaminato della Toscana, si tratta di una delle aziende storiche del Chianti Rufina. E l'azienda si trova sulle colline che risalgono la sponda del fiume. È una tenuta che si estende per oltre 700 ettari, per darvi così qualche numero e farvi capire l'entità di questa azienda. È di proprietà della famiglia Conti Spalletti Trivelli e per quanto riguarda il vigneto parliamo di 27 ettari di vigna con 120.000 bottiglie l'anno prodotte, quindi numeri importanti. Per quanto riguarda questo vino, si tratta di un vino rosso 100% Syrah, gradazione alcolica 13,5 gradi. Avviene una macerazione delle uve per 18 giorni ad una temperatura di circa 27 gradi con frequenti follature. Dopodiché una fermentazione di 12 mesi in barrique di allié di secondo passaggio per poi arrivare a un affinamento in bottiglia per 6 mesi. Al naso abbiamo sentori di ciliegia con frutta anche più scura, possiamo dire quasi una confettura di amarena, ribes e poi delle spezie, pepe nero in particolare. In bocca è sirà, il pepe nero, è d'obbligo. In bocca è assolutamente coerente, quindi c'è una buona corrispondenza naso-bocca, con l'aggiunta anche di note balsamiche, tannini maturi che sono ben integrati con un'acidità equilibrata e una buona sapidità. Temperatura di servizio 16-18 gradi e una particolarità è che questo vino è prodotto solo nelle migliori annate. E quindi anche quest'anno sarà Syrah? Chi lo sa? Chi lo sa? Solo nelle annate migliori. Per quanto riguarda gli abbinamenti, vanno benissimo carni di agnello o comunque cacciagione con delle spezie, ma anche primi piatti come ad esempio risotti, però con sapori decisi. Quindi insomma non è proprio un vinello, ma abbinato con piatti decisi per equilibrarli. Bene Sara, allora grazie per essere stata con noi. E è chi in lascia... promozione, lo ricordiamo, sul sito di Wine Go Shop, non l'avevo detto, quindi una cosa in più. Certo, un motivo in più insomma, se siete curiosi per assaggiarlo. Bene, allora Sara, con te ci vediamo giovedì prossimo, ovviamente al TG perché abbiamo molto da fare, quindi ci vediamo e sentiamo spesso in questi giorni. Grazie intanto. Grazie a te, ciao a tutti.
E apriamo la pagina degli eventi. Iniziamo dal 9 al 13 febbraio. Siamo a Milano per Avvinamenti, produttori vinicoli provenienti da tutta Italia per 5 giornate ricche di appuntamenti. Andiamo a Firenze, dove il 12 febbraio si svolgerà Chianti Lovers, anteprima del vino toscano per eccellenza, il Chianti. E finiamo con il 25-26 febbraio con la manifestazione di vino a Villa Piccolomini sull'Aurelia Antica, manifestazione che si svolgerà guardando il cupolone di San Pietro. Produttori da tutta Italia che non vedono l'ora di raccontare i loro vini ai wine lovers, stampa e operatori del settore. E sulla locandina avete letto 50 cantine, ma siamo già quasi arrivati a 70. Abbiamo messo uno stop perché tutti vogliono partecipare a Di Vino. Durante la 2 giorni ci saranno anche 2 masterclass, una sui vitigni autoctoni della nostra regione, del Lazio, e una invece su ostriche e champagne. Masterclass tenuta direttamente dall'ambasciatore italiano della Confraternita delle Ostriche di Bretagna e dall'ambasciatore italiano della Confraternita di USABR d'Or. Ma ne riparleremo nel dettaglio nel prossimo TG. Bene, con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, un like e una condivisione. E noi, come sempre, ci vediamo giovedì prossimo. Cheers!